Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 22 di ottobre e questa mattina voglio fare una lezione molto interessante per tutti gli appassionati di numeri, non solo quelli del mio gruppo, ma anche voi che siete fuori. Allora, intanto vi propongo questa che è le prossime estrazioni anche stasera. Questo è l'ingresso della Luna dello Scorpione. E poi automaticamente dovrebbe uscire anche quella sotto, che è uno dei filotti della tavola dei numeri speciali. Insomma, c'è così tanta roba che poi magari mi incarto. Allora, stamattina voglio presentarvi, ci sono dei numeri che sono esoterici e che fanno parte della geometria sacra. Ora non vi do l'originale dei numeri, ma con quei numeri io ho ricavato questa tavola con tre numeri solo, con tre. Vedete? E questi numeri sono numeri magici, diciamo, esoterici, chiamateli come volete. Allora, da questi tre numeri, che in realtà è una terzina, Padre, Figliolo, Spirito Santo, perché i numeri sono sempre tre, e poi diventano sei appunto con i vertibili. Cosa succede? Succede che preparando questa tavola, che non faccio vedere tutto, tutta, vedete? Preparando quella tavola lì, io ho una serie di numeri, soprattutto quelli del sole, che escono tutti i mesi su Palermo. Questa tavola l'ho appena calcolata ieri, l'altro ieri, e volevo vedere come procedeva perché la conosco da tanti anni, ma ci sono tante cose che ho trascurato, diciamo, e adesso le voglio portare avanti. Non è che le ho trascurate, ho portato avanti altri calcoli, non è che, perché so benissimo che hanno un valore questi calcoli. Ovviamente dovete tenere presente che i calcoli che fanno i lottologi sul lotto tradizionale dovete dimenticarlo, dovete resettarlo, perché qua non si fa il calcolo 1 più 1, 2 più 2, 3 più 3, non esiste. Però c'è la possibilità, attraverso quei numeri, quei tre numeri che ho appunto traslato lì, ho avuto altre possibilità di avere degli zerati, e gli zerati sono a 3, 3, 3, 3, 3. In questo caso mi è venuto sott'occhio la catena lunare, perché sono diverse quelle, è una sola che poi diventano tante, si chiama catena perché poi diventa una sequenza, a catena lunare di Giove, che è la 30, 50 e 80, e che se voi vedete tutti i mesi l'avrete presente all'estrazione del lotto. 30, 50 e 80 con i suoi vertibili. Ora io voglio fare un baratto, voglio barattare stamattina, anche se qualcuno me l'ha sconsigliato, però io ci provo. Allora, con questi numeri, questi e tutti gli altri, perché io ne ho presa una per poi non confondere il giocatore, c'è la possibilità di fare un calcolo per ogni estrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa diventano 30, perché se in un mese, beh, 30 magari no, 30 no, perché appunto, no, aspetta un momento, si può fare il calcolo di 30 perché abbiamo 30 giorni, ma dobbiamo fare il calcolo del giorno dell'estrazione, che diventa più esatto. E il calcolo di giorno, adesso non mi ricordo le estrazioni quante sono in un mese, sono tante, 3, 6, 9, 12, sono diverse, e per ogni estrazione voi qua, da questi numeri, potete ricavare la sestina che esce non nell'estrazione, ma comunque, diciamo, nelle vicinanze. Comunque ci sarebbero tante possibilità. Ora, in cambio di questa lezione, io vorrei gentilmente un po' di iscrizioni su Rumble, se ci riuscite, altrimenti potete usare solo questa. Ma l'insegnamento di avere dei numeri che escono ad ogni estrazione o comunque col calcolo dell'estrazione è molto interessante.
è accattivante perché poi in realtà sono soldi. Allora, intanto voglio dire gentilmente che questo video io lo pubblico anche su Rumble stamattina. E se gentilmente mi fate la cortesia tutti, non solo quelli del mio gruppo, anche quelli fuori, se ascoltate i miei video, di non commentare sotto i miei video, soprattutto quelli di Rumble. Quelli di YouTube potete farlo, quello di Rumble no, e vi spiego. Se voi non commentate, impediamo a questo personaggio di venire a commentare sotto i miei video. Dei commenti molto spiacevoli e di sporcare tutto il canale di insulti e di stronzate. Fatemi questa cortesia. Se venite a vedermi su Rumble, non commentate né grazie né prego né buongiorno, così evitiamo che questo faccia i replay. Vi chiedo proprio, è una preghiera che vi faccio. Poi, se volete commentare su YouTube, perché questo io lo pubblico anche su YouTube. Su YouTube potete commentare perché io ho la possibilità di bloccarlo, mentre di là purtroppo ho solo la possibilità di cancellare. Spero di essere stata sufficientemente chiara e che avrete modo, diciamo, di avere un po' di solidarietà nei miei confronti e io vi ringrazio anticipatamente. Ora, se sul mio canale di Rumble venite in tanti a fare l'iscrizione, io prometto, entro Natale, adesso siamo quasi a novembre, Natale non dico fra un mese, ma siamo alle porte, io vi prometto che entro Natale io vi racconto la rava e la fava di come si ricavano i numeri ad ogni estrazione, che è la cosa, è facilissimo, è molto facile. E ve lo insegno molto bene, anche perché ci sarebbero, c'è il capogioco anche qua, ovviamente, il capogioco per poter fare dei terni e anche delle quaterne, perché non si ricava solo gli ambi, qua a torta finita, alla fine del mese c'è un'estrazione o due che la sestina dal terno. È ovvio che la sestina si ricompone in un altro modo, non è sempre quella, comunque sono sempre tre numeri più il vertibile. Bene, questa è una promessa. Se vedo un po' di iscrizioni, io mi darò da fare, farò un video per tutti, visto che arriva Natale e tutti voi avete bisogno di soldi. Per il momento potete usare questa se volete. E poi ci sarà questo progetto, diciamo, abbiamo un progetto, una promessa, ecco, chiamiamola così, solo se vedo le iscrizioni, perché se non vedo le iscrizioni, ovviamente tutto questo materiale rimarrà chiuso dove deve rimanere, nelle mie cassaforti, perché non c'è nessuno che vi insegna come si vince ad ogni estrazione. Bene, per questa mattina è tutto, il video non è lunghissimo. Io raccomando a tutti voi, se siete su Rumble, di non commentare, così non diamo spazio a questa persona che si diverte a insultare e a scrivere e a sporcare continuamente il canale, dove poi in realtà noi semplicemente giocatori vogliamo vincere all'otto, vogliamo giocare all'otto. E vogliamo avere magari qualche minuto di serenità, visto che in questo periodo ce l'hanno tolta un po' a tutti. Bene, questo è tutto. Io vi do l'appuntamento a questa sera. Grazie se mi avete ascoltato, grazie davvero e a questa sera, dai, ciao.